perché alcune persone ottengono più risultati rispetto ad altre persone? Ne parleremo in questo video, ma prima voglio ricordarti che cliccando qui sotto in descrizione trovi il mio corso completamente gratis riguardo le strategie del settore immobiliare. Quindi soprattutto se stai partendo da zero non puoi farne a meno, quindi prendilo subito, è gratis e va bene. Se vuoi bonificarmi poi va bene lo stesso, non mi offendo, eccetera. Ora ragazzi, allora il discorso è questo, molto semplice. E io l'avevo già capito anche prima di insegnare, ma in realtà io è una vita che insegno. Ho cominciato a insegnare alle persone riguardo gli investimenti immobiliari soltanto a fine 2018, ma insegno per esempio le arti marziali da quando ne ho 15, ok? Poi il mio lavoro precedente era comunque quello del personal trainer, quindi diciamo che insegnare mi piace molto. Quello che ho notato nelle persone, e questa cosa ragazzi fa la differenza, è che ci sono delle persone che sono disposte a pagare il prezzo e ci sono delle persone che non sono disposte a pagare il prezzo. E ora tu mi chiederai, William, ma che cosa intendi per prezzo? Perché tu immagini subito, ah cazzo, però William mi sta dicendo dammi 1220 euro, quello che costa il suo corso, 1220, 1800 euro, 2000 euro, quello che costa, non ha importanza. No, non è solo questo il prezzo da pagare, ragazzi. Il prezzo da pagare in realtà non è solo in soldi, ma è anche l'utilizzo del tuo tempo. Quindi, per esempio, vi faccio un esempio su quello che ho fatto io per ottenere dei risultati. Perché le persone adesso mi guardano molto spesso e dicono: ah, guarda quello lì, che quel figo, eccetera. Eh sì, però gli è andata di culo. Ah no, ma lui è stato fortunato. Ah no, ma lui, sai, cioè, è già così lui. No, no, col cazzo, io non sono nato così, ok? Io quello che ho fatto semplicemente è che avevo prima un lavoro e ho detto: come posso fare per imparare questa cosa qua? Ho detto: l'unico modo che ho è quello di impiegare tutto il mio tempo libero, ok, nell'imparare questa nuova attività. E quindi ho cominciato a lavorare 18 ore al giorno, lavorare barra imparare, 18 ore al giorno. Prima magari lavoravo 8 ore al giorno e ho cominciato a utilizzare altre ore. Perché? Perché io ho detto: prima imparo, prima faccio questa cosa e prima vado su. E quindi ho cominciato a dormire di meno, ho cominciato a cazzeggiare di meno, ho cominciato a, purtroppo, per un periodo della mia vita ho anche smesso completamente di allenarmi, nonostante per me fosse una cosa molto importante. Ho cominciato a isolarmi dalle altre persone. Perché questo? Perché le persone ti diranno a un certo punto: ah no, ma a te i soldi ti hanno cambiato. Cioè, quando il problema delle persone è che molto spesso vogliono raggiungere dei risultati rimanendo quelli che sono, ok? E io ti dico una cosa, non è possibile questa roba qua. Tu non puoi rimanere quello che sei, per un semplice motivo, che quello che tu sei in questo momento non ti ha prodotto dei risultati. Sei d'accordo su questo? Quindi è chiaro ed evidente che non puoi essere la stessa persona per arrivare a un altro livello. Quindi certe cose le dovrai cambiare le tue abitudini, per esempio. Quindi le mie abitudini quali sono? Quando lavoro, lavoro, quindi spengo il cellulare e smetto di cazzeggiare. Ho smesso da molto tempo di guardare la televisione, ho smesso da tanto tempo di guardare stronzate sulle quali perdo solo ed esclusivamente tempo. Ho smesso da molto tempo di cagare le persone che non mi portano da nessuna parte. Ho smesso di frequentare i perdenti. E questa cosa, ragazzi, può sembrare molto brutale, molto, molto brutta da dire: ah no, ma queste cose come ti permette, non le puoi dire. No, no, la verità è che io non sopporto, quindi ve lo dico tranquillamente, le persone che non hanno voglia di fare un cazzo. Non le sopporto. Non sopporto le persone che vogliono perdere tempo. Non le sopporto. Non sopporto le persone che si lamentano in continuazione e non fanno niente per cambiare la propria situazione dal punto di vista finanziario. Quindi per me possono andare a fanculo. Facile. Quindi non gradisco che le persone mi chiamino per parlare del nulla.
non ce la faccio. E non conosco nessuna persona ricca, dico nessuna, e ho molti amici ricchi, non conosco nessuno che invece questa cosa gli faccia piacere. Quindi tutti, il loro tempo è prezioso, come lo è il mio, quindi non mi vedrete mai a perdere il mio tempo a cazzeggiare piuttosto che, cioè se voglio cazzeggiare perché è una cosa che mi va, quindi che sto con la mia famiglia, con i miei bambini, eccetera, con amici, va bene, ma sono io a deciderlo. Ma non durante la giornata io sono lì e faccio finta di lavorare. No, 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 non è questo. Quando io dico alle persone dovete andare a vedere 100 immobili, ragazzi, voi dovete andare a vedere 100 immobili. Va bene se guardate 110. Ma se cominciate a dire no, ma secondo me vanno bene 50, non andrete da nessuna parte. Questa è la verità. Ci sono dei miei studenti anche che io gli dico ok, quante operazioni hai fatto? È una. Quante ne volevi fare? Tre. Va bene. Quante proposte hai fatto quest'anno? E guarda, ne ho fatte tre. Ti è andata di culo che hai fatto una. Questa è la verità. Ti è andata di culo. Perché noi facciamo centinaia di proposte alla settimana. Non cazzate. Io so, per certo, che avrò dei rifiuti. So per certo che l'agente immobiliare mi dirà non ti presento questa proposta. Se io vado da un agente immobiliare completamente sconosciuto. E so per certo che qualcuno lo convincerò e qualcun altro invece no. So per certo che molti proprietari mi diranno no, non ti do il mio appartamento. Ma so anche per certo che altri invece mi diranno di sì. Quindi è un discorso statistico. Quante ore sei veramente disposto a lavorare per raggiungere i tuoi obiettivi? Quanto sei disposto a spendere veramente per raggiungere i tuoi obiettivi? Informazione. Io sono uno che, per esempio, spende molto informazione. Quanto sei disposto ad andare a lavorare magari il sabato quando ti serve? Quanto sei disposto magari a eliminare i tuoi weekend perché in quel momento magari devi lavorare? Fatti questa domanda. Quanto sei disposto a ricevere dei no quando vai dalle persone magari a dirgli guarda, ho questo investimento da fare, vuoi partecipare? E questi dicono no, come hanno detto a me. Quindi la verità è che un imprenditore, un investitore è abituato al rifiuto, non ha paura di essere giudicato. Guardate me, cioè non potete vedere come cazzo sono vestito, ma ho dei pantaloni qua con una cazzo di tigre, cioè per dire, ok, cioè sono vestito così, no? Cioè io prima ero convinto che erano le mie abitudini, le mie convinzioni sbagliate, ero convinto di dover andare in agenzia immobiliare vestito bene, giacca e cravatta, cazzo, camicia, giacca e cravatta, fighettino, c'entra un cazzo. Non è vero, era una mia convinzione e non è mica vero. Nel momento in cui io ho scoperto di essere libero e quindi ho detto ah ma che bello figa, ok, quando hai anche il portafoglio gonfio e vai in agenzia non c'è problema di come cazzo sei vestito. E quindi nel momento in cui, questi sono per esempio parte dei cambiamenti, ok, ad esempio io una volta non avrei mai mandato a fanculo il mio capo, per esempio, no? Facevo l'operaio. Ah, come va il tuo lavoro, William? Ti piace? Sì. Ma mi spaccavo il culo. Ero lì fuori a spalare neve, a sistemare i bancali, a sistemare il camion, sudavo di brutto. E mi facevo un culo così, secondo voi? Cioè, veramente mi poteva piacere una cosa del genere? No, me la facevo andare bene. Dovevo andare a lavorare, dovevo portare a casa da mangiare, quindi me la facevo andare bene. Che è diverso. Non è mi piace. E quindi il tuo capo, tu magari gli dici, guarda, domani devo andare in banca perché devo andare a sistemare questa cosa. Il vostro capo mi dice no, non puoi, devi lavorare. E ve lo dice magari in un modo brutto. E io cosa dicevo? Va bene, grazie. Che cosa avrei voluto dire, ma non potevo permettermelo, vai a fare in culo. Basta. Cioè, e quindi le persone dicono sei cambiato. No, no, non sono cambiato. Semplicemente io avrei voluto farlo, non potevo permettermelo, che è diverso. È una cosa diversa. Ok, cioè quando voi potete permettervi certe cose, per esempio, se voi avete dei clienti cagacazzo, rompicoglioni,
ok? Ma dovete comunque in qualche modo essere pagati, e comunque va bene, in qualche modo ve lo fate andare bene. Se invece voi non avete bisogno di quel cliente, perché magari ve ne arrivano tantissimi e che vi pagano magari anche di più, senza rotture di coglioni, lo mandate a cagare, punto. È cambiato qualcosa? No, è solo un discorso di percezione, cioè non mi serve più, quindi ragiono in un modo diverso. Nel momento in cui voi non avete bisogno di quella determinata cosa, ragionate in un modo diverso, punto. William, vuoi fare questa operazione? Sì, a queste condizioni. No, ma io voglio fare queste cose, ok, non mi va bene, boh. Tanto non mi cambia niente. La stessa cosa vale per uno studente. William, voglio imparare da te. Va bene, ok. Sì, però mi devi fare lo sconto. No. Perché ti devo fare lo sconto? Cioè, fammi capire. Per quale motivo? Ok, cioè io ti sto dando del materiale vero. Ti sto dando delle strategie che ti possono far guadagnare tanto. Ho tante testimonianze che lo dimostrano. Ci sono i miei studenti che stanno facendo tante operazioni. Per quale motivo io dovrei fare come dici tu? Sei tu ad aver bisogno del mio prodotto, non io ad aver bisogno di te. È diverso, ok? Perché? Perché se io vendo un corso in più o in meno, provate a ragionare quanto a me posso cambiare questa cosa, ok? Quindi lì potete decidere effettivamente di fare un po' quello che volete, cioè potete decidere di rimanere a casa a dormire perché vi va di dormire, potete decidere di rimanere a casa a guardare un film piuttosto che, ma prima dovete andare a lavorare, vi dovete fare un culo così, dovete ovviamente fare in modo di raggiungere molto velocemente i vostri obiettivi e dopo vedrete che la vostra vita cambierà completamente. Se ti è piaciuto questo video puoi lasciare mi piace, puoi commentare in maniera tale che andiamo anche ad aiutare altre persone e posso creare anche dei video riguardo a quello che magari mi hai chiesto. Ricordati di iscriverti al canale per non perderti nessuno dei miei video e di attivare la campanella in maniera tale di essere avvisato appena vengono caricati. Ho appena finito un corso che ti consegnerò completamente gratis, nel quale parlo delle strategie che mi hanno permesso di creare entrate automatiche e che mi hanno permesso di generare soldi attraverso il capital gain. Non solo, ti spiego anche la strategia specifica che ho utilizzato per mixare entrambe queste tecniche. Puoi ricevere completamente gratis questo corso cliccando nel link qui sotto in descrizione.